Quando leggemmo il disiato riso esser basciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi basciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Mi chiamo Valentina Iosco e vengo da Città della Pieve, un piccolo paesino tra Umbria e Toscana. Sto svolgendo il primo anno di dottorato in linguistica storica, quindi mi occupo di scoprire come l'italiano è cambiato nel corso del tempo. In particolare per questo mi occupo del progetto Atliteg, l'Atlante della lingua e dei testi della gastronomia dal Medioevo fino all'Unità d'Italia. Quindi mi occupo in questo caso specifico di ricostruire appunto voci gastronomiche in questo arco di tempo. L'amore per Dante non è nato al liceo, forse perché ancora non ero pronta, però sentivo che aveva qualcosa di importante da dirmi e quindi mi sono promessa che avrei recuperato lo studio e la lettura dei testi danteschi. Per questo motivo, proprio negli anni universitari, è stato sia la lettura individuale, ma soprattutto l'aver incontrato professori preparati e appassionati che mi ha permesso appunto di avvicinarmi, appassionarmi ancora di più al testo dantesco. Infatti il motivo che mi spinge così ad amare Dante, ad essermi appassionata così tanto a lui, è stato proprio che le sue parole mi fanno emozionare, mi danno qualcosa di importante, anche se sembrano molto semplici. Dobbiamo immaginare che dalla seconda metà del 200 Firenze vive un'evoluzione artistica e culturale incredibile. Dobbiamo immaginare appunto che è il periodo di Giotto e di Cimabue, personaggi che Dante ad esempio cita nel Purgatorio. E però appunto, a parte tutta questa serie di evoluzioni culturali, storiche e artistiche, dobbiamo anche pensare all'impronta che Dante ha lasciato come autore. Infatti ha sicuramente influenzato la storia della letteratura italiana ed europea, perché la sua opera giovanile, La vita nuova, è stata l'opera che ha segnato un prima e un dopo. È stato veramente uno spartiacque. Infatti, prima della Vita Nuova non c'era un testo che presentasse due prospettive diverse della stessa persona, quindi in questo caso il Dante scrittore e il Dante personaggio che evolve nel corso della narrazione. Dante di certo è un innovatore, è un modello, ma è anche un rivoluzionario. Infatti quello su cui vorrei porre l'accento è proprio questo, che Dante ha rivoluzionato completamente il modo di concepire la letteratura, perché ha fatto una scelta di metodo importante. Ha deciso appunto di utilizzare come lingua per i suoi scritti, per la commedia in particolare, la lingua volgare, una lingua appunto che fosse comprensibile a tutti, lasciando da parte invece quella latina che invece veniva utilizzata nella maggior parte dei casi dagli altri autori, specialmente nel caso dei trattati. Oltre a questo c'è anche da dire che Dante ha un'immensa capacità di condensare in poche parole interi concetti, quindi sicuramente va a lui il merito di aver saputo raccontare l'universo insomma, a parole, veramente da cima a fondo, dall'inferno al paradiso, quindi veramente dalla terra fino al cielo. Sicuramente la passione per Dante ha cambiato la mia vita, perché proprio durante la pandemia ho deciso di aprire questo spazio, questa pagina su Instagram chiamata Io e Dante, dove poter raccontare la mia passione, e ha cambiato decisamente il corso degli anni pandemici, chiamiamoli così, perché ho avuto l'occasione così di prendere parte a progetti, di incontrare persone, di conoscere persone che avessero la mia stessa passione. Quindi sicuramente se non avessi deciso di aprire questo spazio, gli anni della pandemia sarebbero stati diversi. Invece avere un indirizzo, un sogno, un progetto da portare avanti ha cambiato tutto. Quando ho deciso di aprire lo spazio di Instagram Io e Dante è nato proprio per la passione che sentivo mentre studiavo. Infatti ho pensato che se leggendo mi emozionavo,
ho realizzato che quella stessa emozione anche altre persone potevano provarla. E così ho deciso di iniziare a scrivere molto liberamente tutto quello che scoprivo leggendo e studiando Dante, così da poterlo condividere con le altre persone. Quindi è stato questo il punto centrale che mi ha spinta fin dall'inizio a portare avanti il progetto Io e Dante, quello di condividere con gli altri le cose appunto legate allo studio, ma anche l'emotività, quindi l'emozione che si lega appunto a quello che dà Dante. Quello che mi spinge a continuare ogni volta è sempre pensare che studiare Dante è un arricchimento continuo, anche perché Dante, ho diciamo creato questa metafora, è come una grande e preziosa cassettiera fatta di tanti cassetti, quindi andando ad aprire ognuno si può scoprire qualcosa, quindi Dante non è solo Dante, è anche la storia e anche la letteratura, quindi si può sempre scoprire qualcosa. E quello che mi motiva è proprio questo, questa voglia, se vogliamo, eterna, di continuare ad arricchirsi, a studiare e di trasmetterla appunto alle persone che mi seguono. Prima di aprire la pagina Instagram Io e Dante ero una persona molto timida, diventavo rossa in volto ogni volta che dovevo parlare in pubblico. Invece è stato proprio grazie all'apertura di questa pagina che ho messo da parte la timidezza. Infatti è stato proprio quando ho capito che era importante metterci la faccia in quello che facevo, quindi prendere coraggio e mostrarmi nei video, mostrare appunto quello che facevo anche solo utilizzando la mia voce, allora ho cominciato a capire che la timidezza potevo metterla da parte perché sentivo che era più importante trasmettere la passione appunto anche tramite il volto piuttosto che appunto nascondermi, e così di volta in volta, facendo video, collaborando a progetti, ho superato diciamo questa timidezza. Credo che le persone tendano a sottovalutare gli studi linguistici e culturali perché magari c'è questa sorta di pregiudizio per cui valgano meno, se vogliamo usare questo termine, rispetto magari alle discipline scientifiche. In realtà io credo che sia proprio fondamentale studiare appunto la lingua e come questa evolva nel tempo, come nel mio caso, proprio per andare a capire ancora meglio le nostre radici, quello che siamo. Sono stata contenta di aver mantenuto la promessa di recuperare Dante, questo sì, però solo in parte. Io sono convinta che mancherà per sempre un pezzo del puzzle nella conoscenza di questo autore, e io sono contenta che resti incompleto, perché conoscere Dante per intero, nella sua completezza, sarebbe impossibile. E quindi quello che mi auguro è di continuare ad avere la passione per approfondirlo e studiarlo per tutta la mia vita. Quello che consiglio alle persone che sentono di non avere molta motivazione è quella di guardarsi attorno, di esplorare il mondo, di guardare quelle piccole cose a cui magari non facciamo spesso caso e di parlare di più con gli altri. Ma oltre a questo, un'altra cosa in cui credo fortemente, che aiuta nel appunto creare sogni, creare nuove idee, è proprio quello di leggere. Nel mio caso, leggere tanti libri mi aiuta da un lato a coltivare la curiosità, perché la curiosità non è qualcosa che nasce all'improvviso, ma sono convinta che si coltivi, e appunto al tempo stesso aiuta anche a motivare effettivamente. Durante la pandemia mi sono sentita persa, ma con tanta voglia di ritrovarmi, un po' come Dante nel primo canto dell'Inferno. Mi chiamo Valentina e questa è la mia storia.